Ciao ragazze, allora faccio questo video prima di rimandarvi al tutorial per precisare che nel video tutorial praticamente io dimentico di farvi di mostrarvi l'ultimo passaggio, e cioè l'inserimento. Spero si veda perché qua la luce è pessima qua in casa mia. Vediamo se riusciamo. Ecco. Allora, praticamente io dimentico dell'inserimento dell'Orokai 15.0. Qui, dove ci sono le rocaie 11.0 sotto, praticamente dovete aggiungere 3 rocaie 11.0. Certo, non è necessario, perché senza queste rocaie l'orecchino viene più tonteggiante. Invece con l'inserimento di queste rocaie 15.0 viene più a stellina, quindi a vostra discrezione. Io dimentico nel tutorial di farvi vedere questo passaggio. In ogni caso, basta aggiungere 3 rocaie 15.0 sopra le 11.0, quindi dove sotto ci sono le super duo bianche. Tutto qua, vi rimando al tutorial. Ciao ragazze. Ciao ragazze, allora, nuovo video tutorial improvviso, ma volevo condividere con voi questo nuovo progetto. Ecco qua, ho utilizzato un Rivoli da 14 mm, mezzi cristalli, due colorazioni di Super Duo, rocaille 11.0 e 15.0 più la gocciolina se volete. Ecco qui, questi sono i materiali necessari. Allora, incastonatura inventata, spero che non sia niente di già esistente. Mi piace tanto, molto carino. Poi io difficilmente utilizzo così tanti colori contrastanti, però ho voluto provare e sinceramente il risultato mi piace. Allora, cominciamo subito che poi devo aprire. Allora, primo passaggio da fare: inserire sul filo 6 mezzi cristalli alternati a due super duo. Così chiudete a cerchio, soliti nodini, e fuoriuscite da un mezzo cristallo. Uscendo dal mezzo cristallo, dobbiamo aggiungere sul nostro filo 7 rocai 15.0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo successivo. Questa rappresenta la nostra incastonatura. Il caos, ho fatto il caos. Ecco qui, 7 rocai 15.0, e dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, quindi fuoriuscire dal mezzo cristallo, altre 7 rocai 15, 7 rocai 15 per tutto il giro, dopodiché fuoriuscite dalla quarta delle 7 appena inserite. Ecco qui come ci ritroveremo. Allora, praticamente adesso usciamo dalla quarta delle 7 rocai 15.0 appena inserite, inseriamo 5 rocai 15.0 e ci inseriamo nella quarta rocai 15.0 del gruppetto da 7 successivo, e vedete che il lavoro inizia a chiudersi. Dopodiché, una volta inserite tutte i gruppetti da 5, adagiate il vostro rivoli a testa in giù in questa maniera e stringete bene il lavoro. Ecco qua, una volta stretto bene sul retro, fuoriuscite dalla terza del gruppetto da 5 appena inserito. Inserite 2 rocai 15.0, 2, e vi inserite nella terza del gruppetto da 5 successivo. Ecco qui, tirate bene il filo. E fate questo passaggio per tutto il giro. Ecco qua come ci ritroveremo. Allora, questo è il nostro rivoli perfettamente ingabbiato, stretto bene. Adesso fuoriusciamo dal foro superiore di una super duo. Quindi tra due super duo bianche mettiamo altre due super duo bianche. Così. Mentre sopra il mezzo cristallo mettiamo due super duo dell'altra colorazione.
qua. E facciamo questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroveremo. Adesso, tra le due super duo bianche, mettiamo 3 rocai 11-0. E ci inseriamo nella super duo successiva. Tra la bianca e la viola mettiamo una rocai 11-0. Tra le due super duo viola mettiamo un'altra super duo. E qui ne mettiamo un'altra, mettiamo una super duo. E si ricomincia. Quindi sulla coppia di super duo bianca 3 rocai 11-0, tra la bianca e la viola una 11-0, tra le due viola una super duo viola e tra la viola e la bianca una rocai 11-0 e facciamo questi quattro passaggi per tutto il giro. Ecco qui come ci ritroviamo. Adesso fuoriusciamo dalla rocai 11-0 delle tre che abbiamo appena aggiunto sulle super duo bianche, inseriamo sul nostro filo una rocai 11-0, un mezzo cristallo e una rocai 11-0 e ci inseriamo nel foro superiore della super duo viola. Una 11, un mezzo cristallo e una 11 e ci inseriamo nella rocai 11-0 di punta e continuate una 11, un mezzo cristallo, una 11 e vi inserite nella super duo. Di nuovo stessa sequenza ed entrate nella rocai centrale e questo per tutto il giro. Ecco qua, una volta aggiunti i nostri mezzi cristalli, l'orecchino è quasi finito. Fuoriusciamo dalla rocai 11-0 che si trova prima della super duo viola. Inseriamo 2 rocai 11, la gocciolina, scusate, la goccia, e 3 rocai 15. 1, 2 e 3. Inseriamo, cioè rientriamo all'interno della goccia, c'è cioè la posso fare, ecco qua, prendiamo altre due rocai 11 e ci inseriamo nella 11-0 dopo la super duo e la nostra goccia è perfettamente posizionata, ecco qui. Adesso passiamo con il filo senza aggiungere nulla dalla parte opposta in modo da andare a costituire il nostro cappietto. Allora, giunti dalla parte opposta, quindi fuoriuscendo dalla rocai prima della super duo viola, aggiungiamo 4 rocai 11 e ci inseriamo nella rocai 11-0 che si trova subito dopo la super duo. Ecco qua. Adesso passerò all'interno delle perline per rinforzare il lavoro. Ecco, lo farò dopo. Mettiamo la nostra monachella. Ecco qua. Ripasserò più volte e i nostri orecchini, che ho deciso di chiamare Serenissima, sono pronti. Sono molto appariscenti, ma bellissimi. Mi piacciono veramente tanto. Poi la struttura è molto compatta, l'orecchino non si muove. Mi piace tanto. Ecco qua, spero vi piaccia, che i passaggi del tutorial siano stati chiari e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!